silenzio. Oh, wow, certo che oggi è una bellissima giornata, non credete, diavoletti, il sole è veramente molto forte. Ok, allora, diavoletti, in pratica Anto mi sta ripetendo da tantissimi giorni che il regalo che mi ha fatto Plinio... Quanto sole, c'è veramente tantissimo sole, Anto, non credi? Dici, ma di cosa stai parlando? Sto chiacchierando con i diavoletti, non sono affari tuoi. Sto dicendo che il sole qui è davvero molto forte e la sabbia è bellissima, guardate, è molto soffice. No, nulla, tranquillo. Paranoie. Ok, quindi è da giorni che mi sta ripetendo che il regalo per il mio compleanno sarà bellissimo. E lì c'è proprio il suo diario segreto, lo vedete? Di sicuro ci sarà il mio regalo lì dentro. E adesso dobbiamo solo scoprire quale sarà il regalo. Quale sarà il regalo? Ok, adesso lo scopriremo. Amici? Qui sotto c'è qualcuno? Ho sentito qualcuno qui sotto? Vinci, non mentirmi. So che tu vuoi rubare il mio diario segreto. Sì, diavoletti, questo è proprio il mio diario segreto. Cosa ti fa pensare che io voglia il tuo diario segreto? Perché vuoi vedere il regalo che ti farò al tuo compleanno. Oh, ma sei un mago, come hai fatto ad indovinare? Dai, lasciami vedere. No, Vinci, questo è il diario segreto di Anto e qui c'è scritto non aprire. Adesso io ritorno a dormire. Questo diario non aprirlo, mi raccomando. Dormi? Buonanotte. Ok, diavoletti, qui abbiamo il diario segreto di Anto. E adesso? Oh, Anto ha detto che io non devo aprire questo diario. Quindi adesso andiamo via. Sto solamente scherzando, diavoletti. Certo che vedremo il mio regalo. Ok. Cos'è? Il 5 luglio è il compleanno di Vinci, ok? Voglio regalargli un peluche mega gigante. Anto, svegliati subito! È la verità! Perché hai aperto il mio diario? Come hai osato ad aprire il mio diario segreto? Dentro questo diario ci sono tantissimi segreti! Mica l'hai letti? No, non è questo l'importante. Ma la cosa importante è che tu per il mio compleanno vuoi regalarmi un peluche mega gigante. Non lo accetto! Non lasciare più la sabbia! Non lo voglio! Quindi... Adesso tu ti stai comportando come un viziato? No, non sono un viziato, semplicemente non voglio un peluche mega gigante per il mio compleanno. E cosa vuoi per il tuo compleanno? Un peluche mega gigante è bellissimo, non credete, diavoletti? Ma non lo decidi tu il regalo? Tu non deciderai il regalo del tuo compleanno, lo decido io. Ok, allora non ti parlerò mai più. Veramente? Stiamo litigando per il regalo che ti voglio fare? Ma io devo scegliere il regalo, non tu, Vinci. Adesso io non ti voglio fare nessun regalo, neanche il peluche mega gigante. Basta, il 5 luglio ti farò zero regali. Meglio così, molto meglio. Addio, Vinci, addio. Addio. Stava anche per il... Cosa? Vinci, sono caduta in una fossa. Vinci, perché mi stai facendo questi dispetti? Vinci! Te lo meriti. Basta coprirmi con la sabbia, basta! Basta non esiste nel mio vocabolario perché tu non mi fare niente più. Ok, va bene, sto sbagliando perché tutti i regali sono bellissimi, tutti i regali si devono accettare. E il peluche è una cosa bellissima, quindi adesso levo tutta questa sabbia. Grazie mille! Eh sì, tutti i regali si devono accettare, quindi adesso accetterai il mio peluche mega gigante. Ma sono comunque arrabbiato con te perché non mi hai lasciato leggere il tuo diario segreto. Ah. Ok, diavoletti, in questa spiaggia ci sono veramente tantissime fosse. Eh sì, dobbiamo stare attenti quando camminiamo. Allarme? Cosa? Ho paura. Perché c'è un allarme? Guardate, diavoletti, le persone non ci sono. Non c'è neanche una persona su questa spiaggia. Questa cosa è molto spaventosa. Guardate in acqua. Non c'è nessuno. Ok, cosa facciamo? Vinci, perché sta suonando questo allarme? Vinci, ma aspetta. Vinci, perché sta suonando questo allarme? Diavoletti, non capiamo, ma perché questo allarme sta continuando a suonare? Allontanati subito dall'acqua. Vinci, ti rendi conto? L'avviso ha detto che c'è un pesce vampiro nell'acqua. Fa paura. E sai che
cos'è un pesce vampiro, diavoletti? Sapete che cos'è un pesce vampiro? Un pesce con i denti da vampiro! Ok. Adesso sì che è terribile. Vinci? Era terribile anche prima, ma ora perché sì. Perché siamo su questa spiaggia? Perché siamo proprio finiti su questa spiaggia? Infatti dobbiamo andare via. Vinci! Ah, questa spiaggia è piena di fosse giganti. Vinci, siamo caduti su una fossa. Ma ti posso dire una cosa? Secondo me la giornata non è stata rovinata perché noi non dobbiamo fare il bagno al mare, ma possiamo fare altre cose. Possiamo stare su questa spiaggia a prendere il sole, oppure possiamo giocare ad un gioco. Tanto la giornata non è stata rovinata, anche se fa molto caldo sulla spiaggia senza entrare in acqua. La giornata non è stata rovinata, dai, divertiamoci. Ah sì, certo, perché il pesce vampiro non può saltare qui. No, il pesce vampiro non può uscire dall'acqua, quindi qui siamo al sicuro. Siamo al sicuro, dai, non scappiamo da questa spiaggia, siamo al sicuro qui, hai capito? Avviso strano? Ok, Vinci, dai, hai un gioco per me? Certo che ce l'ho, certo che ce l'ho. Adesso lo prendo subito, aspettami qui. Vinci, quale gioco, quale gioco? Quale gioco? Questo è un gioco veramente bellissimo. Indossa questo. Questo che cos'è? È un guanto gigante. È proprio un guanto gigante. Guardate, diavoletti, questa è la mia mano e questo guanto è veramente gigante. Indossalo, perché adesso con questo guanto gigante dovrai acchiappare questa pallina che ti lancerò veramente molto lontano. Vinci, ma la pallina potrebbe andare di là, di qua e poi potrebbe anche finire a mare. No. E sai vero che nel mare c'è il pesce vampiro? Tranquillo, non butterò questa pallina in mare. Ma c'è un motivo per il quale questo guanto è gigante. Potrei alzare le mani di qua, di là. Vinci? Ma se la pallina finisse in mare? Tranquillo, perché hai questi pensieri bruttissimi? Vinci, comunque se la pallina finisce a mare io non ci vado, non ci vai tu e quindi la pallina è persa. Ok, tranquillo, ma questo gioco è bellissimo, non voglio perdere questo gioco. Ah, mi è cascata la pallina. Vinci! Cosa? Cosa? Devo prenderla perché questa pallina è bellissima. Vinci! Non dobbiamo entrare in acqua! Noi non dobbiamo mettere i nostri piedi in acqua! Neanche un secondo? Vinci! Ah, scappa! Ok. Vinci! Scusami, non capirà mai più. Perché hai fatto cadere questa pallina nell'acqua? Sai vero che nell'acqua c'è il pesce vampiro, lo sai? Non capiterà mai più, te lo prometto, scusami. Grazie, è stato terribile. Ansia. Che ansia. Perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto? Mi è cascata. Ok, non farti mai più cascare questa pallina. Mai più. Ok, ecco, l'ho indossato, diavoletti. Adesso possiamo giocare a questo gioco, ma Vinci... Attenzione, attenzione a dove butti questa pallina. Certo. Sei pronto? Sono pronto. Attenzione a questa pallina. Questa pallina qui, proprio questa qui, potrebbe farci mordere da un pesce vampiro. Cosa? Sì, Vinci, un punteggio per me, un punteggio per me. Sei pronto? Attenzione al mare. Ah, tranquillo, perché ripeti sempre le stesse cose? Sono in acqua. Corriamo subito. La pallina era finita in acqua. Che stanno giocando con la pallina devono allontanarsi dall'acqua? Ok, allontaniamoci, Vinci. Ok. Vinci, te l'ho detto io, la pallina non devi lanciarla di là, se no cade a mare e dopo il pesce vampiro ci potrebbe mordere. Ok, non capiterà mai più, diavoletti, non capiterà mai più. Sei pronto? Pronto. Ce l'hai fatta? Sì, ce l'ho fatta, guarda Vinci, è proprio entrata qui dentro. Vinci, sì, voglio continuare a giocare. Ok, dammi la pallina. Perché sempre noi? I giochi sono proibiti. Perché non possiamo giocare?
Vinci, hai sentito quella voce? Non possiamo giocare a questo gioco. Ma io volevo continuare a giocare. Secondo me, Vinci, non possiamo giocare perché qui c'è uno stato di emergenza. C'è proprio un pesce vampiro nell'acqua. Potrebbe succedere qualcosa di brutto. La pallina potrebbe cadere in acqua e dopo chi la va a prendere? La vai a prendere tu? Quindi non ci resta altro che fare una bella passeggiata a riva di mare. Vinci, che c'è? Avvicinarti? Hai sentito la voce prima? Ha detto che non possiamo neanche avvicinarci all'acqua. Vinci, non possiamo fare la passeggiata qui. Non possiamo fare la passeggiata qui. Quindi allontaniamoci, allontaniamoci. Okay. Non possiamo giocare, non possiamo fare la passeggiata, quindi secondo me... Non possiamo fare nulla. Dobbiamo tornare a casa. Ma è così presto, io volevo farmi un bagno rinfrescante. Ma non possiamo, c'è il pesce vampiro. Tanto, che ne dici? Andiamo a farci un bel bagnetto? Dici, siamo sicuri? Non è troppo pericoloso entrare in acqua con un pesce vampiro? In effetti sì, però secondo me non c'è nessun pesce vampiro. Lo hanno fatto solo per far andare via le persone, non credi? Tu pensi che non esiste il pesce vampiro? No. Oh, secondo me è una bugia. Secondo me questa è una bugia. Secondo me non c'è nessun pesce vampiro nell'acqua. E quindi, per confermare questa cosa, per vedere se è vero o falso, andiamo a controllare con i nostri corpi? Vinci? Siamo sicuri di voler buttarci in acqua? Mi sta iniziando a salire un po' la paura. Io sto iniziando anche un po' a tremare. Ma non mi interessa perché voglio farmi un bagno rinfrescante. Fa davvero tantissimo caldo qui. È davvero molto forte, quindi adesso andremo a fare un bagno nell'acqua. Vinci, io sto iniziando ad avere molta ansia. Ok, Anto, calmati, di sicuro non ci sarà nessun pesce vampiro. Vinci, se fosse vero? Allora tu resta qui, vado a controllare io. Vinci, no! Non puoi andare! Perché? Non puoi andare da solo, dobbiamo andare insieme, così se succede qualcosa io ti proteggerò. Ok, diavoletto, ci stiamo avvicinando all'acqua, anche se l'avviso ha detto che c'è un pesce vampiro che circola questo mare. Oh, Vinci, siamo sicuri? Siamo sicuri di voler mettere il nostro piede a mare? Ho bisogno di un po' d'acqua fredda. Guarda che bello il mare! Oh, che bello il mare! Un avviso! Corri! Dobbiamo nasconderci! Ok. Di dietro. Ok. Ci siamo nascosti bene? Sì, silenzio. Diavoletti, mi vedete? No, vero? Siamo nascosti proprio bene? Ok, Vinci, usciamo. Non è successo proprio nulla, tranquillo. Vinci! Ma che cos'è? Attenzione! Oh. In questa spiaggia, come ti ho detto prima, ci sono tante fosse. Una mini piscina, Vinci, questa è una mini piscina. Secondo me dobbiamo fare il bagnetto qui, Vinci, e sai perché? Perché a mare c'è il pesce vampiro e quindi qui secondo me non è pericoloso. Siamo al sicuro? Ok. Quest'acqua è caldissima. Dai, Vinci, non lamentarti. No. Non lamentarti, anche se è calda, è una piscinetta. Non è per niente come il mare. Oh no, adesso vado a mare, basta. Vinci, non andare da solo a mare, non andare da solo, vieni qui. Hai ragione, questa piscina è bollente. È bollente? Esci subito da qui. Hai ragione. Questa piscina è veramente bollente perché il sole l'ha riscaldata. E guardate, il sole è veramente fortissimo. Dobbiamo solamente andare a mare, non c'è altra scelta. Vinci? Ok, facciamo una cosa. Entriamo in acqua e rinfreschiamoci un po' perché sta iniziando a fare molto caldo. Molto caldo? Ok, ok. Fa molto caldo, quindi... Scusa, allarme! Scusami! Scusa molto, allarme, ma io non riesco neanche più a ragionare dal caldo. Vinci, ma che cos'è questo? Vieni a vedere. Vinci, ma questo è un pesce? Diavoletti, secondo me questo pesce è uscito dall'acqua e adesso non riesce a nuotare. È una coda troppo strana. Diavoletti, questo è un pesce che è uscito dall'acqua e adesso non riesce a nuotare. Ed è molto strano. Vinci, dai, aiutiamo questo pesce, rimettiamolo in acqua. Ah sì, e se ci desse un morso gigante? Hai ragione, questo pesce potrebbe darci un morso. Ma dai, salviamo questo pesce. Ok. 3, 2, 1. Ah! Ho paura. La coda è proprio morbida. Prendiamo questo pesce da sotto la sabbia. Ok, si tratta del pesce vampiro? No, Vinci,
non è il pesce vampiro, anche se guarda, i denti sono molto affilati, ma non è un pesce vampiro, questo è solo un giocattolo. Qualcuno ci ha fatto uno scherzo, secondo me voleva farci spaventare. Sei stato tu che volevi farmi spaventare prima del mio compleanno. Vinci, non sono stato io, non sono stato io. Sei proprio sicuro? Non sono stato io. Cosa sei stato tu? Ok, so io come scoprire la verità. Dove vai? Aspettami qui. Dove vai? Ok, diavoletti, adesso dobbiamo solamente aprire il diario segreto di Anto. Ok, Anto, dove hai nascosto il tuo diario segreto? Di solito lo nasconde sotto i lettini, ma questa volta non vedo nessuna traccia di un diario segreto. Ok, sotto questa sabbia? Magari, forse l'ho nascosto qui sotto? Che ne dite? Non credo proprio. Di sicuro ci sarà la verità, ci sarà scritto. Voglio fare uno scherzo a Vinci, adesso nasconderò un pesce gigante sotto la sabbia. Ok, quindi dobbiamo trovare il suo diario segreto. Dove sarà il diario segreto di... Anto? Domani farò uno scherzo a Vinci? Ma allora è stato proprio Anto, lo sapevo. Leggi della prima pagina il primo rigo. Domani farò uno scherzo a Vinci. Allora sei stato proprio tu. Vinci, mi hai buttato tutta la sabbia nei capelli. Te lo meriti? Vinci, sì, ti ho fatto questo scherzo. Di pessimo gusto. Ti ho messo un pesce sotto la sabbia, così tu ti saresti spaventato. Sì, ma adesso che c'è questo avviso che un pesce vampiro circola in questo mare, è stato uno scherzo di pessimo gusto, mi hai spaventato tantissimo. Hai ragione, Vinci, scusami di averti fatto questo scherzo proprio adesso che c'è questo avviso. Ma dai, è stato divertente, vero diavoletti? Per niente. Siamo sicuri? Siamo veramente sicuri di voler andare a mare? Io sì, perché ho tantissimo caldo. Ci vai pure. Se poi vieni morso da un pesce vampiro non è colpa mia. Non mi segui? Che paura. Dici, nell'acqua c'è il pesce vampiro. Nell'acqua c'è il pesce vampiro. Sono solamente dicerie. Dicerie e bugie, vero? Dicerie e bugie. Ma quando mai c'è il pesce vampiro nell'acqua? Io non lo vedo proprio. Dov'è questo pesce vampiro? Magari ci prendiamo un caffè insieme. Vinci, stai veramente scherzando su questa cosa? Guarda, non c'è nessuna persona a mare che sta nuotando. Nessuno sta nuotando in questo mare. Vinci, stai facendo la scelta sbagliata. Ma dai, che l'acqua è bellissima. Forza, vieni. Vinci, dai, bagnati. Ok. È una bugia. Ma Vinci, l'acqua è freddissima. Con quel sole mi stavo sciogliendo. Sto benissimo. Diavoletti, Vinci si è lanciato in acqua. Sì. Attenzione, non stare in acqua, non stare in acqua! Basta! Vinci, sto sentendo qualcosa sotto i piedi! Anto, sarà un altro tuo scherzo! Cosa? Vinci, era solamente un'alga? Perché stai nuotando? Diavoletti, io non mi farò mai il bagno a mare, mai e poi mai, quindi adesso uscirò. Vinci vuole stare a mare? Senza nessuna persona. Vinci non ascolta mai Anto ed è un grande problema. Vinci, anche se non vedi il pesce vampiro, potrebbe apparire da un momento all'altro. Il pesce vampiro potrebbe essere sotto di noi. Noi non lo sapremo mai. Io non posso calmarmi, non posso calmarmi, perché c'è un pesce vampiro proprio sotto di noi e tu vuoi stare in acqua? Si sta così bene. Ok. Ok, queste onde sono veramente molto giganti. Diavoletti, Vinci mi ha convinto. Adesso mi butto pure io a mare. E vai! Ce l'ho fatta! Ok, quante onde! Ok, diavoletti, siamo in acqua ed ha ragione Vinci! Non c'è nessun pesce vampiro! No! Quella era una bugia, era una bugia! Una grande bugia solamente per spaventarci! Wow, che bello il mare, diavoletti! E a voi piace il mare? Vi piace nuotare? Ok, quindi era una bugia! Il pesce vampiro non c'è sotto di noi! No, non c'è niente, vedete qualcosa, diavoletti? Più che del pesce vampiro sto iniziando a preoccuparmi un po' delle onde, non credi? Sì, sono troppo forti. Il mare è troppo agitato. Attenzione, il pesce vampiro è proprio vicino a voi. Io non vedo nessun pesce vampiro, e tu? Non c'è. Non c'è neanche sott'acqua. Io non lo vedo, Vinci. Non lo vedo, non è né qui, né qui, né qui. Vinci, vicino! Vicino, vicino!
ginocchio! Vinci, la senti? È proprio sotto di noi! Senti questo verso? E il pesce... Vampiro! Cosa? Vinci! Brucia! Brucia! Cosa? Era tutto vero? C'era veramente un pesce vampiro qui dentro? Oh no! Brucia! Ti ha dato proprio un morso! Dobbiamo subito chiamare il bagnino! Okay. Guardate, diavoletti! Il pesce vampiro ha morso la gamba di Vinci! Quello è proprio un morso di un pesce vampiro! E adesso dobbiamo uscire da qui! Dobbiamo chiamare il bagnino e dobbiamo uscire dal mare! Perché il pesce vampiro potrebbe essere qui e potrebbe mordere anche me! Vieni, dammi la mano, andiamo, Vinci, corri! Il pesce vampiro potrebbe darci altri morsi! Oh no! Oh, che sfortuna che abbiamo avuto! Abbiamo trovato questo pesce vampiro perché siamo in un mare molto particolare! Non si trovano in un mare normale! In questo mare ci sono tanti animaletti! Ma non dovete avere paura del mare! E poi c'era l'avviso! Noi non dovevamo entrare in acqua! È tutta colpa nostra! E voi avete già fatto il vostro primo bagno a mare? Commentate qui sotto! Ok, Vinci, copriti, non ti preoccupare! Copriti, copriti!